Che? Buongiorno. Buongiorno. Si ricorda di me, la signora Luigia? Non è che mi posso ricordare di tutti, ben arrivata a bordo. Grazie, comanda, guarda, sono contento. Questa è la terza crociera in un anno. Questa è la più grossa soddisfazione. Quando uno torna è che è un piacere veramente. Grazie. Sì, sempre in forma, comanda. Sempre in forma, che dobbiamo fare, che dobbiamo fare. Beh. Comanda, le vorrei chiedere una cortesia però. Sì. Se la mattina è possibile essere portata la colazione in camera da Gianni. Vuoi la colazione da Gianni? Sì. Gianni, non è che conosco tutti quelli dell'equipaggio, cioè, oltre 1000 persone, voglio dire. Sinceramente sono tornata, guarda, proprio per questo. Per Gianni? Sì. Ma io adesso mi informo, sicuramente in cabina arriverà Gianni. Credo che non ci siano problemi. Ma qual è il problema? Questo è il minimo di La ringrazio, comandante, buon lavoro. Buona crociera. Ci vediamo. Qualsiasi cosa a disposizione. Arrivederci, ragazzi. Gianni. Sì? Pronto, comandante? Salve, sono la duchessa Giordano. Oh, signora duchessa, buongiorno, mi dica. Sì, le devo chiedere una cortesia. Sì. Premesso che qua è tutto perfetto, come sempre, la suite che mi avete dato è ineccepibile, soprattutto, guardi, non è né troppo grande, né troppo piccola, né troppo riscaldata, né troppo freschetta, ecco. E poi è perfetto il servizio degli inservienti che vengono a cambiarmi la biancheria ogni 2-3 ore al massimo. Me? Ecco, sì, ecco, avevo bisogno di chiederle questa piccola cortesia. Sì. Vorrei che da domattina la colazione mi venisse portata dal vostro Gianni. Gianni? Sì, da Gianni. Proprio Gianni, lui, proprio Gianni. Ecco, io vorrei che assolutamente mi venisse portata in camera dal vostro Gianni, perché io sarei capace, in caso contrario, di fare una follia e scendere al prossimo porto. Va bene, duchessa, provvederò io personalmente. Gianni sarà da lei in cabina. Comandante, lei è sempre perfetto, grazie. Au revoir. Arrivederci, signor. Duchessa. Arrivederci, sì. Gianni. Che cazzo è sto Gianni? Vai, entri. Comandante. Gira a destra. Comandante. Basta, che sto caffè la mano. C'è una macchina dal porto o no? È urgente, urgente. Che succede? C'è un'epidemia sulla nave. Che epidemia? Praticamente c'è una signora da una parte, una signora dall'altra parte e un'altra signorina. Me? Che hanno detto che praticamente domani mattina la colazione vogliono che sia servita da Gianni. Da Gianni? Gianni. Ma non so il problema, Giulia. Papà, da c'è una colazione, una cabina da Gianni. Testuali parole. Che veramente un'epidemia. Ma ci è sto Gianni? A me lo stai dicendo. Sì, no, so. No, vede tra voi. No, lo devo risolvere. La manovra falla tu, che io vado e vengo. Vai, circolare. Senti, volevo sapere, un certo Gianni conosci? Comandante, ci si desole, ci avete già dice, pa italiano. Sì, già dice, parla italiano, scusa. Mo sai, ma sei italiano, guarda, sei ma sei. Cazzo, parla italiano, che cosa sei? Lo sento moltissimo, comandante, non parlo italiano, la padella darne in maniera. Che stato è, non c'è nessuno parla italiano. Comandante, ci sono io qui che parlo italiano. Ah, parla italiano, perché non si capisce niente. Di che cosa ho bisogno? Certo Gianni abbiamo a bordo che sta lavorando con noi. Gianni a bordo? Gianni. L'unico Gianni che conosco è Gianni l'elefante. Sì? E lui deve essere Gianni l'elefante. Gianni l'elefante? Così lo chiamano tutti, Gianni l'elefante. Gianni l'elefante? Sì. Perché si chiama l'elefante? Ah, non l'ha visto mai? Oh, tendo un sorto di orecchio. Scusa. C'ha due orecchie enormi. Ha presente lì Dumbo, il personaggio di Walt Disney? Beh, così proprio certe orecchie non finiscono. Se lei dice Gianni, non lo conosce nessuno. Se lei dice Gianni, l'elefante, lo conosce nessuno. Ah, Gianni l'elefante è famoso. Esatto. Avete capito? Gianni l'elefante. È cabinista nostro, lavora qua. Lavora proprio solo sopra la questa. Sì, sì. Beh, la ringrazio. Grazie a lei, comandante. Cercavo. Oh, comandante. A posto. Sì, tutto qui. Sì, tu conosci un certo Gianni l'elefante? Gianni l'elefante? E chi è che non lo conosce? Ah, lo conosco. Voglio. Cioè, tu lo conosci, l'altro lo conosco, io solo lo conosco. Ma comandante, non è che posso dire i soprannomi di tutti quelli che stanno a bordo, ce ne stanno un sacco di
origine con soprannome. Ha detto un altro soprannome. Filippo Cavad, Francesco Gattod, Peram Quat, Vittin Vidido, Umberto Necchio Pesce Vuota la Fresol. E voglio. Dai, cioè fate lei con senza saperlo. Io devo essere a conoscenza di tutto come questa nata. Bu, perché voi faccio certe brutte figure che non si capisce. Pure il soprannome. Pure il soprannome. Come Gianni l'Elefante. Al Ponte 5, al bar, devo parlare con lui. Adesso? Famolo, chiamalo al Ponte 5, al bar. Ponte 5? Veloce. Va bene. Giovane, per piacere, mi chiami Gianni l'Elefante. Al Ponte 5, su. Comandante, avete chiesto di me? Gianni? A rapporto. L'ho capito subito. Ad intuito me ne sono andato. Gianni, complimenti, eh? Che ho fatto? Complimenti perché sono 10-15 minuti che tutti i passeggeri vogliono essere serviti da Gianni. Questo Gianni. Soprattutto le donne. Comandante, cerco solo di fare bene il mio dovere, tutto qua. Sicuramente lo fai benissimo, però da uomo a uomo, in tutta confidenza, diciamo, con estrema franchezza. Fammi capire una cosa, ma come fa un che si chiama l'Elefante? Sicuramente per via di queste sorte di rec che ti ritrovi, come fai ad avere tanto fascino con le donne? E che donne poi? Ma no, in tutta confidenza, da uomo a uomo, mica mi chiamo l'Elefante per le orecchie. No, ma più c'è cosa? Per la proboscide. Ma davvero? Ma questo è il dono di natura, diciamo. Lily comes when you stop to call. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar.